nastri di partenza il Polifonico 2017, giunto alla sua 65esima edizione. Appuntamento da sabato 19 a sabato 26 agosto. Sarà una settimana ricchissima all'insegna di Arezzo, capitale della musica. È un concorso internazionale e porta il nome di Guido d'Arezzo, che è unico. Qui usano a dire città della musica, io poi dal primo momento che sono qui uso a dire capitale della musica. Noi dobbiamo sfruttare il nome di Guido d'Arezzo, Lumino, diciamo un piccolo monaco che ha avuto intuizione di inventare le note, e con questo un linguaggio universale che porta armonia, aggregazione e pace tra i popoli. Il concorso polifonico internazionale vero e proprio si articolerà tra il 24 e il 26 agosto presso la Pieve di Santa Maria e il Teatro Petrarca. Abbiamo cori che arrivano dalla Cina, dalla Turchia, dal Porto Rico, dalla Polonia, dall'Ungheria, dall'Irlanda, quasi tutta l'Europa è rappresentata. Abbiamo 15 cori, erano anni che non c'erano tutti questi cori a partecipare al concorso, quindi siamo molto soddisfatti, è un impegno economico anche abbastanza importante, ma siamo molto contenti di questo. E quindi dal giovedì inizia il concorso, poi vero e proprio in Pieve, per due giorni siamo in Pieve fino a venerdì sera, e sabato grande finale, mattina, pomeriggio e sera al Teatro Petrarca. Ci saranno alcuni appuntamenti dopo le 23, si chiamano Polifonico Off, li terremo al terzo piano della fondazione, c'è una terrazza, e saranno concerti, piccoli concerti di musica jazz, di altri brani di musica leggera, di canto popolare, non soltanto musica vocale ma anche musica per strumento o per strumento e voci. E molto interessante sarà venerdì sera, dopo il canto popolare, alla Casa del Petrarca avremo un gruppo jazz con 17 elementi che farà un concerto jazz, sempre alle 23.